È una domanda, diciamo, particolare, ma che in realtà, come dire, pone una condizione non infrequente in cui si trovano spesso le donne. Alcune volte le pazienti chiedono al proprio ginecologo che sta andando in pensione cosa mi consiglia di fare, però questo avviene per pochi casi, credo. E più delle volte poi è la donna che sceglie come. Ma io credo che scelga molto per sentito dalle amiche e credo che questo messaggio porta a porta è il messaggio fondamentale. Posso capire che una parte di donne possa scegliere via internet, ma il messaggio fondamentale è quello. Poi come sceglierlo e perché sceglierlo, chiaramente ritorniamo a discorsi diciamo più complicati e più ampi, significa poi come una paziente si trova con lo ginecologo. È chiaro che le tematiche che in questa fase si vanno ad affrontare sono tematiche che fanno sì che comunque ci si concentri su una fascia di colleghi abbastanza caratterizzati da certi punti di vista, ma non sempre, ripeto, è così perché credo che la scelta che la donna fa la fa soprattutto in via confidenziale attraverso, diciamo, indagini che lei fa sul luogo di lavoro, su tra le sue amicizie, a cena con un'amica, insomma, credo che questa sia la modalità con cui scegliere. D'altronde io non saprei nemmeno dire qual è la modalità migliore con cui scegliere un ginecologo.